שם לחם קליברי, עוד ימס השם, זה מסך בבטרה, דף קפי, אומרים יציאה מודה לקוארטה ליגה דה סופרה. פיומי ניצר, אבל יש לו מנציונר un pensierino che il hot ma sono simili alle leggi della fisica dell'elettricità, perché un utensile, abbiamo visto nella fine della sessione precedente, che utensili metallici sono soggetti a impurità anche se furono toccati dall'impurità dall'esterno, mentre utensili di terracotta vengono resi impuri solo dall'interno, anche dall'aria, cioè anche se non vengono toccati. E metricità anche quando un oggetto viene messo in contatto con una corrente elettrica, l'elettricità si espande nella superficie esterna. Per esempio, uno che sta in un aereo che viene colpito da un fulmine potrebbe toccare in teoria la parete metallica interna dell'aereo o di un'auto e non essere danneggiato affatto, poiché l'elettricità si espande solo all'esterno. Iniziamo dunque. Abbiamo invece studiato una varietà che Assavin Shetlashan Vinichan Vachalon Oshe Alu Meleen Vachalonot, delle erbe che crebbero su una finestra e da sole, Umatloniot Shemba En Shalosh Shalosh, e gli stracci che hanno dimensioni minori di tre dita per tre dita, perciò non sono soggetti a impurità, Ve'ever Ve'abbassar Dundalin, e la carne di cioè il muscolo, diciamo, di un animale che viene ferito e che è sospeso e ancora collegato all'animale, e però già si staccò parzialmente dal corpo, benché collegato tuttavia, sia un animale sia in un animale selvatico, ve'of sheshachan v'chalon, è un uccello che stava nella finestra, ve'obed kochavim sheshav v'chalon, è un goi che stava seduto sulla finestra, u'ben shmona ha'monach v'chalon, è un neonato che nacque nell'ottavo mese, che potrebbe anche non sopravvivere, che sta sulla finestra, ve'amelach e sale, che non è soggetto a impurità, che sta sulla finestra, u'klecheres, è un utensile di terracotta la quale parte esterna è rivolta verso l'impurità, Sefer Torah kulam mematim v'chalom, tutti riducono la finestra per impedire il passaggio dell'impurità, e perciò sono effettivi, efficienti, aval asheleg, mentre la neve, v'abarad, e la grandine, via glid, e glid e akfor, sono simili. Vediamo che abarad, dice Rashi, glass in francese è ghiaccio, però noi sappiamo ovviamente barad è anche ghiaccio, però è grandine. Akfor, Akfor sono, dice Rashi, aglid kerach laban sheno shelek, ghiaccio bianco, mentre il Kfor può essere ghiaccio trasparente. Comunque sono più o meno la stessa cosa. Vamai, indubbiamente in un utensile, Kulan e Mematim Kolon non riducono il passaggio, non impediscono il passaggio di impurità, perciò l'impurità attraversa questo spazio, attraversa queste cose e rende impuro ciò che è nell'altra casa. Chiagmara, che abbiamo studiato, Beasavin Hasolivento, ma se
abbiamo visto qui che scusi, erbe che crebbero sulle finestre, scusi, che crebbero e gli staccoli mise sulle finestre, o che crebbero sulle finestre. Adesso, siccome possono essere dati in pasto a un animale, e siccome se l'animale può mangiare sono soggetti a impurità, allora per quale ragione impediscono, scusi, permettono il passaggio in impurità? Secondo Mara, da Frasta, si tratta di un'erba che è velenosa, che l'animale non può mangiare. E gli animali sanno benissimo quali erbe possono mangiare e quali no. E loro hanno questo intuito di sapere cosa è velenoso e cosa no. Osce alumele, oppure, abbiamo visto nella varietà, o che crebbero da sole sulla finestra, che van de casu la cote, siccome danneggiano il muro, e sciacchilo, uno li porta via. E perciò non dovrebbero permettere e impedire il passaggio dell'impurità, che sono considerati come se fossero già stati asportati. Amaraba, qui si tratta Bekot el Khurba, di un muro di una rovina che nessuno interessa. Il suo stato che lo lasciano crescere le erbe e nessuno le porta via, perciò rimangono lì. Papa Amar, affilo becote gli shuv, anche se tratta di un muro dove gente abita, qui si tratta bebain chutz shlosha lachalon, che sono più lontani del muro di Tel Fachim. Gemara, matloniot, ma straccetti, hasulei, le crea del buscia. Uno può usarli per attoppare un indumento. Risponde Gemara, bismichata. Si tratta di una stoffa, di un indumento di stoffa molto grezza che non è possibile rattoppare. Chiacmarà, Hasulumra, uno che fa il salasso, che toglie il sangue, potrebbe usarli come stracci per pulire il sangue. Sponchiamarà, Birisca, si tratta di questi straccetti sono fatti di una stoffa grezza che graffiano la pelle. I Birisca, se è così. Allora, Shem ben Shalosh Shalot, se diciamo che hanno dimensioni minori di Tet Fachim per Tet Fachim, allora invece avrebbe dovuto dire che Shem ben Arba al Arba min Bailei, poiché nel caso di una stoffa grezza, di un sacco, le dimensioni invece, misure, dimensioni oltre le quali e si rende impuro sono 4x4 non 3x3. Risponde Gemara, che è in risca, non è veramente stoffa di un sacco o stoffa molto grezza, ma bensì simile ma non completamente, un po' meno, cioè un po' miglior qualità, leggermente miglior qualità, e perciò le misure rimangono 3x3. Non studiate ovvero abbassare tutto dal ribe e la carne che è ancora collegata all'animale, che però già si staccò parzialmente, che rendono che bloccano l'impurità se stanno alla finestra. Ma Arca Vasla, ma veramente l'animale scapperebbe e non rimarrebbe lì nella finestra. Secondo Gemara, Bikshura, che l'animale è legato e Chiagmarà, ma potrebbe sciachita, potrebbe sgozzare l'animale. Si tratta
Spandagona bitmea, animale impuro. Chiagmara, però potrebbe comunque, masmin al-Nohri, potrebbe venderlo a un goi. Spandagona bikhusha, è stato un animale molto fiacco, molto magro, e non c'è cosa vendere, nessuno lo comprerebbe. Chiagmara, ma allora passi kshadila. E potrebbe togliere i pezzi di questo animale e darlo in pasto ai cani. Spongono anche va di cazzare Barachaim lo avvid, ma un comportamento così un ebreo non fa perché causa dolore all'animale, sofferenza all'animale. In questa verità, se c'era un uccello sulla finestra, anche impedisce il passaggio dell'impurità. Ma l'uccello non rimane lì sempre, l'uccello vola via, parafrasi, se ne vola via. Si tratta di un uccello legato. Ma allora, ma anche non rimarrebbe sempre lì, perché Shachitle lo scannerebbe. E si tratta di Betame, che non lo scannerebbe. Chiagmara allora Masmile potrebbe venderlo a un goi, l'enochri. Si risponde Gmarà, Bekalnita. Si tratta di un uccello così magro che non c'è cosa vendere. Chiamarà, potrebbe comunque, Yaivle l'enochri, potrebbe darlo a un bambino per giocarci. Si tratta di Bibsaret. Si tratta di un uccello che graffia, perciò non lo darebbe al bambino. Ma se vuol dire che si tratta di Calanita, dell'uccello chiamato Calanita, l'Omestarta, ma questo uccello non graffia. Spancolà che è in Calanita, è un altro uccello che non è in Calanita, ma comunque graffia lo stesso. Chiagmarà, Bevet Kochavim, Shasha Bechalon, Kai Vasi, ma anche se c'è un goi che si è seduto sulla finestra, alla fine se ne va via. E allora se ne va via vuol dire che non impedì, che non blocca l'impurità. Si tratta, rispondo qua là, Bekafut, che è legato, come in altri casi abbiamo visto. Rispondo qua là, Ati Havrei, Sharile, ma verrà, alla fine verrebbe il suo amico e lo libererebbe, e perciò anche non dovrebbe bloccare l'impurità. Rispondo qua là, Bimzorah, che Mezzola, noi traduciamo generalmente lebbroso, ma sappiamo che la Mezzalate, la Torah non è lebbra, è una malattia, non è la stessa malattia, è una malattia spirituale. Allora, siccome è lebbroso, nessuno si avvicinerebbe per liberarlo. Simone Marà, allora però potrebbe venire Ati Mezzola Havrei, Sharilei. Potrebbe venire un suo amico che anche lebbroso lo libererebbe. Ela bechavush malchut. Si tratta, scusi, bechavush malchut. Si tratta di uno che è stato legato dalle autorità e perciò nessuno verrebbe a liberarlo. Chiagmara uben shmone hamunach bachalon ateime darialei. Ma il neonato che è nato dopo 8 mesi, sua madre verrebbe e lo porterebbe via. Rispondo Gmarà, si tratta di Shabbat. E poiché siccome possibile potrebbe morire, e Tania Beshmone ha che è venuto solo tanto Shabbat, siccome è nato dopo 8 mesi, perciò potrebbe non sopravvivere, e allora è considerato come una pietra e perciò è Mukzeh. Però sua madre verrebbe e lo allatterebbe anche senza smuoverlo. Ma chi è Gmarà? Melach Chazilei, ma il sale, per quale ragione dici che come se fosse una cosa che rimane sempre lì, alla fine uno potrebbe
portarlo, asportarlo per salare i propri cibi. Rispondi a Gemara, si tratta, Brimrirta, di un sale amaro che la gente non usa per condire i propri cibi. Comunque, chiede Gemara, chasi aleoroso, si può usare per conciare le pelli. Risponde Gemara, Deidba Kuzi, che si tratta, è un sale che contiene spine e perciò uno non userebbe perché gli graffierebbe la pelle. Chiamala, comunque, chiamate Kashia, la Kotel, siccome danneggia il muro e perciò bisogna allontanare dal muro e perciò sciacla e che lo porti via. E perciò, per quale ragione diciamo che blocca l'impurità? Spero di Atfa Haspa, che si tratta che il sale si trova in un utensile e non tocca la finestra, perciò non è corrosivo. Chi agmarà? Ma se è così, Haspa Gufa Tichuz. Ma allora l'utensile stesso bloccherebbe l'impurità. E perciò, perché diciamo che il sale è l'utensile, buttiamo da. E si tratta, risponde ancora, dell'et bashura, che non c'è, questo utensile non ha le dimensioni sufficienti, e perciò non è considerato che blocca l'impurità. Che ditna, come abbiamo studiato in una Mishnah, che cheres, un utensile di terracotta, che deli ten ben pazzim lechavero, che per essere colpevole se uno lo porta fuori il Shabbat, deve avere misure minime che può usarlo come un cuneo tra delle travi per installare una finestra. Perciò se ha le misure minori di questo non è. E uno non è colpevole di averlo portato fuori Shabbat e perciò anche non è considerato riguardo ai dinim di Tumah Vetara, di impurità. Klich Cheres, abbiamo visto che diminuisce la finestra e impedisce l'impurità di attraversarla. Chiagmarà, però, Hasilei, ma uno lo può usare perché è un utensile che uno può usare. Secondo Gorà, Dimtanif, si tratta di un utensile troppo sporco che uno no, non userebbe. Che Gorà, però, Hasilei una, uno che fa salassi potrebbe usarlo per me, versarci dentro il sangue. Risponde Gorà, perché lo stesso è abominevole. E risponde Gemara, Dimenachev, si tratta di un utensile che è forato, perciò non si può usare. Sefer Torah, Chazi le Mikre, un Sefer Torah uno può usare per leggerci, però lo porta via, allora non può bloccare l'impurità. Si tratta di Bebalui, che è già consumato, va a Baigniza, ma allora deve essere messo via, in Grisà. Risponde Gemara, Sham Teh Gnizata, si tratta che quello è il posto dove si fa la Gnizah, perciò rimane lì, perciò blocca l'impurità. E Amara, Bakolo Sin Mechitza, si può usare qualsiasi cosa per fare una Mechitza sia per Shabbat sia per impurità, Chutz in Melach, tranne con sale, poiché si sparge da solo. Urvav e grasso, poiché si squaglia. Col calore si squaglia e perciò non rimane. Ushmuel Amar, afilu melach. Anche invece sale sì. Amar papa, ve lo plighe. E veramente noi, tra Rabbi e Shmuel non c'è una disputa. Poiché, ciò che dice Shmuel che si può usare il sale, qui si tratta di melas domit. E
di sale di Sdom, poiché è grosso e duro. Ah, mentre ciò che Rav disse che non si può, si tratta di mela istruknit, di sale normale che usiamo per esempio noi. Questa è Rabba, ossia da Shnei Tziburei Melach, Miachlem Korah, che una persona può fare due mucchi di sale e metterci sopra tra di loro una trave. Shemelach Mameta Korah, Korah Mameta Melach, poiché il sale blocca la trave e la trave stabilizza il sale. E ciò abbiamo detto che si può usare il sale per farne per bloccare l'impurità, afilo melach isoknit, ma ciò si può fare anche con sale normale. Ve lo plighe, non c'è disputa tra Rav Shmuel. Ah, ciò che disse Shmuel, che si può fare una mechitza, bloccare, diciamo, la finestra col sale per impedire il passaggio di impurità. Qui si tratta di Kakorah, che c'è una trave sopra. E ciò che disse Rav, ciò che disse Rav, che non si può usare il sale per bloccare l'impurità, si tratta dell'Ekakorah, che non c'è una trave sopra, perciò siccome non è bloccato dalla trave, dal peso della trave, perciò piano piano si espande e scende, e siccome è destinato a sbloccare questa apertura, perciò, come abbiamo già studiato, dal primo momento già non è considerata una chiusura dell'apertura, perciò l'impurità passa e non è impedita. Abbiamo studiato nella Mishnah che marchichim et arechaim, che bisogna allontanare una macina che si usava a quei tempi, erano due pietre per macinare granelli di cereali. Allontanare shlosha min ha-shechev, tre tefachim dalla pietra inferiore, Shein Arba Minarechev, che sono quattro tefachim dalla pietra superiore, perché la pietra inferiore era più grande dell'inferiore di un tefach, perciò questa è la differenza. Chiagmara Maitama, per quello che bisogna allontanare il mulino, questo, scusi, il mulino, questa macina o questa mola dal muro del suo vicino. Secondo Chiagmara Mishum Tiria, poiché causa vibrazioni. Chiagmara Vehatania, invece il Hamor, Shlosha, Strubil, se invece una macina che c'è un asino che la gira, allora bisogna tannare Shlosha Mine Strubil e tre Tvachim dalla parte inferiore di questo telaio, di questo tipo di macina, Shein Arba Min Al Kelet, che sono quattro tefachim dalla tramoggia, è un utensile nel quale mettevano i granelli, siccome era più stretto di un tefach, perciò sono quattro invece di tre, ma chiamala Ata mai tiria ika, ma che vibrazione c'è in questo tipo di macina con somaro? In fin dei conti non c'è vibrazione, è una cosa leggera, e per quella ragione allora uno dovrebbe allontanare una macina normale di pietre. Risponde Agmara Ramshun Kala, invece per le vibrazioni causate dal rumore, o dal rumore dell'asino, o dal rumore della macchina stessa. O c'è chi spiega il rumore della persona che incita, che causa il somaro di camminare. Abbiamo studiato la Mishnah Betatanur, Shlosha, e bisogna tornare in forno dal muro del suo vicino, tre tefachim, che sono Akalia Shein Arba Min HaSafa, sono quattro
e il Tfachim dalla parte inferiore, che è più largo di sotto e più stretto di sopra. Amrabai, Shmamina, Kaneta Nur, Tefach. Cioè, bisogna dire che c'è la differenza di un Tefach tra la parte inferiore e la parte superiore. Nafkamina, la mia capacità, la differenza, e fa una differenza. Fa una differenza se uno va acquista un forno e se, anche se non disse che la parte inferiore sporge un tefah, siccome questa è la norma, perciò se gli vendete un forno che non aveva la parte inferiore sporgente un tefah rispetto alla parte superiore, allora l'acquirente può annullare questo acquisto. E continuiamo con la Mishnah. Lo emita adam tanur b'tocha bayit, elem ken yesh al gabav gova 400. Uno non può mettere un forno nella propria casa a meno che vi sia uno spazio di 4 amot al di sopra affinché non bruci il secondo piano. Ayama mido balia, se lo mise il forno al secondo piano, tzech shiye tachtav ma'aziva shlosha tefachim, deve avere uno spessore dell'intonaco di 3 tefachim affinché impedire che le travi che sono sotto all'intonaco che non brucino. Ubekira in un fornello tefa deve allontanare, deve esserci uno spessore di intonaco, lo spessore di un tefa. E una kira a quei tempi è come un treppiedi, diciamo, di metallo nel quale mettevano diciamo legname o carboni e mettevano la pentola sopra. Vi mizik, e se danneggiò comunque, Mishalem Mashizik, deve pagare il danno. Invece Rabbi Shimon Omer, lo amru con la shin al elu e la shin mizik padul Mishalem. Tutte queste distanze che uno deve allontanare è proprio per non essere responsabile. E perciò se uno allontanò queste distanze non deve pagare il danno. Lo iftach adam chanut shel nechtomim ve shel tzabain tachat otzaro shel chaverò. Uno non deve aprire un negozio, cioè una penitoria e né una tintoria, perché ci si fuoco continuo lì e sotto al magazzino del suo vicino. Se c'è al secondo piano, c'è un magazzino dove c'è lì ci sono i cereali e olio e vino, non può farlo. Velora fed bakar, e neanche una stalla di vacche. Bemet, in realtà, beyaini tiro, e riguardo al vino, permisero di aprire una panetteria e una tintoria se al secondo piano c'è un magazzino di, diciamo, di barili di vino. Avallora febbacara, però non permisero di fare sotto di ciò una stalla, perché ovviamente che causa degli odori non piacevoli al cibo. Chiagmara Betania Betanur Arba o Bikira Shosha. Abbiamo visto invece che un forno uno deve lasciare se al secondo piano deve avere al di sotto del forno, deve avere 4 tfachim di intonaco, di spessore di intonaco. E noi abbiamo visto nella Mishnah Shlosha tfachim 3, invece Abratia dice 4. E riguardo a un fornello, la Mishnah dice un tefah, mentre invece l'Abratia dice un fornello deve avere 3 tfachim. Amrabaye, Kitania, i Bite Nachtumin. Quello si tratta di forno di fornai che hanno un calore eccessivo, molto di più, e continuo tutto il tempo, e perciò deve essere più grosso. E invece, di Tanur di Dan, il nostro forno che usiamo, che bisogna lasciare
va bisogna avere un tono con di spessore di 3 Tfachim, Kikirat de Nachumim. Anche esso lo stesso, bisogna avere lo stesso, gli stessi 3 Tfachim, uguali come un fornello di fornai. Studiate la Mishnah, l'Oftach, Chanut, eccetera, di un fornaio e di una tintoria sotto un magazzino e ne una stalla. Tana imeta refet, se la stalla precedette qualsiasi cosa nel magazzino di sopra, kodemet la ozar mutar, se era prima e che il suo vicino del secondo piano fece lì un magazzino di cereali, allora è permesso, può continuare a usare la stalla, perché lui venne per primo. E chi è Gmarà? Vai a vai. Chi bedve ribez la ozzar, ma se l'inquilino del secondo piano cominciò a preparare, pulì il secondo piano per prepararlo per metterci i cereali al secondo piano. E intanto quello venne e fece la stalla. Mao, questione chi precedete chi? Riba, Bacharonot, ma se uno fece parecchie finestre nel secondo piano, cioè oppure pulì il posto, oppure fece delle finestre, e ciò dimostra che vuole fare un magazzino al secondo piano, poiché il magazzino di cereali necessita finestre, affinché lo spazio sia aerato e i cereali non ammuffiscano. E ciò dimostra che lui voleva preparare questo spazio come magazzino. Oppure, oppure preparò, c'è un capannone al primo piano, sotto il secondo piano, che è tutto aperto, tranne alcune colonne. Se Banà Alia al Gabebetò, ma se quello secondo piano costruì una casa per sé al secondo piano, questione è chi precedette chi. E se ciò è sufficiente per dimostrare che lui ebbe intenzione, e perciò quello del piano inferiore non può aprire questi tipi di negozi, di attività, oppure può sì, e ciò che lui dimostrò, che ben intenzione, non dimostra nulla. Bai Ravuna, vedra Yeshua, Tamra Verimone, se l'inquilino del piano superiore mi già immagazzinò dei datteri e delle mele grane. Se questo è considerato come un magazzino, oppure il magazzino solo considerato per cereali, vino e olio, la magra rimane con teiku e rimane in dubbio qual è la legge. Mi studiate la Mishnah, Behemet, Biyayin Itiru, veramente permisero di aprire. Abbiamo visto che la Mishnah disse, Behemet, Biyayin Itiru, permisero di aprire un falegname e una tintoria. Se al secondo piano c'è un magazzino di vino,
poiché lo migliora. Vuol dire il calore migliora il vino. Velora fed bakar mi plesce masrecho. Ma non permisero che uno apra una stalla sotto un magazzino di vino, poiché è malodorante. Amro Yosef, Haidi dana filu kutra di shraga name kasholi. Che il vino strano può essere danneggiato perfino dal calore di una candela. Amro Sheshet, vespasta e fieno, kerefe bakar damia, danneggia anche perché è maleodorante e riscalda e perciò non si può, così come non si può aprire una stalla. Siamo quasi alla fine del... perciò terminiamo qui e che Hashem benedica.